Abbiamo assistito a un far west in questa zona dove è inutile dire, tanto si ripete continuamente le stesse cose. Siamo un po' esasperati da questa situazione. Una lite ben presto degenerata al punto che sarebbe spuntato anche un macete. Sono stati ancora una volta attimi di tensione e paura quelli vissuti ai giardini del Porcinaia, a pochi passi dalla stazione di Arezzo. Continuando così, a mio parere, si può solo peggiorare. Un diverbio nato tra un 55enne e un gruppo di ragazzi che col passare del tempo si è acceso sempre più. I giovani avrebbero scagliato un sasso contro l'uomo, ferendolo al volto. A questo punto il 55enne avrebbe estratto dalla tasca del giubbotto un macete. Io ho paura veramente di stare in negozio. Il 55enne si è poi disfatto dell'arma buttandola in un cassonetto ritrovata dai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Spetterà ai militari capire cosa abbia scatenato la lite. Un po' di più di presidio in questa zona ci vuole, perché siamo davanti alla stazione, è un biglietto da visita per la città, cioè qui non si può permettere a gente che si tira i sassi. L'uomo è stato portato al San Donato per curare le lievi ferite, sarà denunciato per possesso di arma pericolosa. I due giovani sono stati accompagnati in caserma e denunciati per lesioni. È un continuo, è invivibile, quando uno dice che è invivibile dice tutto. Questa zona attende l'avvio dei lavori del progetto di riqualificazione che il Comune ha approvato nella sua fase definitiva lo scorso maggio. Oggi continua ad essere teatro di microcriminalità, spaccio e degrado. Se questa zona non è presidiata un po' più a dovere, è un problema grosso per chi ci lavora, per chi ci risiede, per tutti quelli che gravitano in questa zona.